Io mi ricordo che i primi anni in cui facevo religione, spesso negli alterchi e nella dialettica di classe in classe, dicevo: per favore, mandateci in giro, no, noi clero, mandateci in giro nudi per le strade, toglieteci tutto, ma non toglieteci la capacità, la possibilità di educare. Così, in un filmato inedito del 1985, Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, sottolineava l'importanza dell'educazione. Questo video è ora allegato al numero di febbraio di Tracce, la rivista di CL, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Il Duomo di Milano non fu sufficiente a contenere una folla commossa. Ecco le parole con cui, nell'omelia, lo ricordò l'allora Cardinal Ratzinger. Don Giussani realmente non voleva essere un padrone. Voleva servire, e avendo guidato le persone non a sé ma a Cristo, proprio ha guadagnato i cuori e aiutato a migliorare il mondo, ad aprire le porte del mondo per il cielo. A un anno dalla sua scomparsa, Don Luigi Giussani continua a far parlare di sé, a provocare le coscienze. Lo testimoniano i numerosi incontri svoltisi in Italia e all'estero, sempre affollatissimi per discutere di educazione. A partire proprio dalle parole del sacerdote milanese, racchiuse in questo libro, Il rischio educativo. È il testo su cui si basa un appello in cui si dice chiaramente che la vera emergenza in Italia non è l'economia o la politica, ma proprio l'educazione. È stato sottoscritto a novembre da un gruppo di intellettuali, giornalisti, docenti, imprenditori e ora anche da 200 uomini politici di maggioranza e opposizione. Lei ha deciso di firmare questo appello per l'educazione, come mai? Ma è un appello che avrei potuto scrivere io, perché il discorso importantissimo di quanto l'educazione sia insufficiente in Italia penso che sia evidente a tutti. Noi abbiamo perso il senso dell'educazione, della civiltà. Direi che Don Giussani mi ha colpito molto come personalità, non mi ha mai convinto per quanto riguardava i punti fermi della dottrina cattolica, in particolare l'obbedienza al pontefice romano, ma mi ha tante volte commosso per il suo coraggio, per il suo impegno appassionato, per la sua grande carica umana. Il coraggio delle proprie idee e anche quello dello scontro intellettuale è una cosa che io ho appreso proprio confrontandomi, anche scontrandomi con Luigi Giussani. In questo senso gli devo molto. Ma cosa intendeva per educazione Don Giussani? Come si proponeva a giovani e adulti? Nel video si può cogliere un'efficace sintesi. Io ho voluto semplicemente dire di quelli che mi sembrano i fattori fondamentali di tutto il processo educativo. Innanzitutto il valore della tradizione, il primo fattore bersagliato e censurato laddove nella società domini in qualunque modo un potere. In secondo luogo la figura, il soggetto attore, la figura dell'educatore, che è il luogo dove la tradizione resa cosciente diventa proposta. Ma una proposta che deve accompagnare nell'impatto, perciò nel paragone, e nel paragone mostrare le ragioni della proposta stessa. Ma questo, il terzo fattore, la verifica, questo come esito non è matematico, non è logico, è abbandonato, s'arresto, detto prima, sulla soglia della libertà. Qui è la drammaticità del rischio educativo. Lei, scrittrice di successo, laica, ha detto che il rischio educativo dovrebbero leggerlo soprattutto coloro che hanno fatto 68. Perché? Che effetto le ha fatto leggere Don Giussani? Un effetto enorme, perché ho incontrato un libro che non sapevo esistesse, non pensavo ci fosse un'idea educativa così forte. L'idea è che l'adulto metta in gioco se stesso e rischi di essere perdente, ma abbia comunque passato qualcosa al figlio, al giovane, all'allievo. Cioè si mette in gioco, questa è una bellissima idea di rischio, educare è un rischio, cioè è il rischio di perdere. Da un anno la guida di Comunione e Liberazione è stata affidata a un sacerdote spagnolo, Don Julián Carrón, biblista, docente universitario a Madrid ed ora capo di un movimento presente in 70 paesi. A un anno dalla sua scomparsa Don Giussani continua a provocare le coscienze, a suscitare interesse. Quali sono le ragioni secondo lei?
E trovarsi qui davanti a un uomo che ha vissuto con una passione la propria vita come ha vissuto Don Giussani non può che interessare a un uomo che è alla ricerca, come tanti tra di noi, di una ragione per vivere e per riempire veramente la vita di significato. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è, come ha detto il Papa Benedetto, che le parole e il concetto diventino carne e sangue nel volto di qualcuno. Riempire la vita di significato è ciò che ha determinato la scelta delle suore di Carità dell'Assunzione. Oggi sono un centinaio sparse in 6 case. Si occupano di educazione della famiglia, assistono ragazzi e anziani. Don Giussani fu sempre per loro una guida sicura. Noi eravamo varigotti, io qui avevo 16 anni. Questo è Don Giussani, come vede. Lui concepiva il suo tempo per non sprecarne neanche un filo per qualcosa che non fosse la costruzione della vita degli altri, per andare dietro Cristo, no? E entrava molto dentro nella concretezza delle cose, è per quello che era un padre. Oggi la Chiesa ha confermato il suo carisma riconoscendolo un mese fa come fondatore di quest'ordine.